Buonasera a tutti. Questo è un video particolare. In questo periodo farò più video visto che c'è l'emergenza coronavirus. Ora, questa sera mi sono ricreduta. Come ho detto, mi sembravano esagerati i provvedimenti presi dal governo Conte. Però, dopo aver guardato il telegiornale, ho sentito quello che sta succedendo in America, negli Stati Uniti, in Spagna, in Francia, e stanno chiudendo musei, scuole, quindi anche lì, in Spagna addirittura ho visto le pattuglie dell'esercito lungo le strade e ricordiamo che la Spagna è una monarchia costituzionale, quindi uno stato democratico come l'Italia e la Francia. A questo punto, che cosa diciamo rimane da fare? L'emergenza c'è veramente. Negli Stati Uniti Trump, per cui io non provo nessuna simpatia, lo dico chiaramente perché mi sembra un guerrafondaio, comunque a parte le mie simpatie o antipatie, sta chiudendo tutto. Ha dichiarato, l'allarme nazionale perché anche là ci sono stati morti, soltanto 727 morti ho sentito nella città di New York. Quindi l'emergenza c'è veramente ed è un'emergenza globale. Rimane da dire a questo punto, da dove viene? Tempo fa, in un video avevo commentato, potrebbe essere un'arma batteriologica americana. Ora dico, non credo, perché vi sono stati casi negli Stati Uniti. Ho letto addirittura che un famoso attore, Tom Hanks, che ha realizzato film come Apollo 13, è risultato positivo al coronavirus. Anche il presidente Trump ha fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato negativo. Fortunatamente non lo so, è risultato negativo. A questo punto che dobbiamo pensare? È un virus che è mutato dagli animali, si è trasferito, cioè si sta adattando all'uomo. È un virus di cui ancora si conosce poco, no, quindi non è una normale influenza. Non voglio essere allarmista, ma non è una normale influenza, anche se le persone più a rischio sono gli anziani. Ma non sono mancati casi di persone che sono morte giovani. Ho letto un operatore sanitario, quindi una persona in salute perché lavorava nelle ambulanze, a 48 anni è morto. A questo punto che dobbiamo fare? E dobbiamo aspettare che la situazione si evolva, confidando in Allah, che ricordiamo è clemente, compassionevole e misericordioso, e sperando che evolva in meglio, perché confidando in Dio, si può avere un aiuto e una certezza. Quindi l'aiuto di Dio ci sarà sempre per coloro che credono. Come scritto nella sura La Prova, Al-Ba'inah, presso quelli che invece credono e compiono il bene, sono i migliori di tutta la creazione. Presso il loro Signore, la loro ricompensa saranno i giardini di Eden, dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Allah si compiace di loro e loro si compiacciono di Lui. Ecco cosa è riservato a chi teme il suo Signore. Quindi il vero credente non teme neanche la morte, perché sa che alla fine della sua vita la ricompensa vi sarà. Verrà direttamente da Dio. A questo punto preghiamo, recitiamo anche i 99 nomi di Allah, recitiamo anche il Padre Nostro, perché questo è il Crislam, non è diciamo soltanto Islam. Preghiamo tutti insieme, che Dio ci aiuti. Con questo è tutto, vi saluto.